Sea Trout, petroliera da oltre 40.000 tonnellate, si è inclinata dopo la collisione, avvenuta al largo del porto di Anversa, con la porta rinfuse Osolie. L'incidente è avvenuto mentre le due navi erano sulla stessa rotta nel fiume Skelda. La petroliera era vuota al momento della collisione. La Sea Trout si è poi arenata dove i fondali della Skelda diventano bassi e sono dovuti intervenire 6 rimorchiatori per permettere alla nave di continuare a navigare.